E sono andati anche questi sorteggi degli ottavi di Europa e Conference League, ottavi anche abbastanza discussi, vista la massiccia presenza delle italiane che stanno facendo abbastanza bene finora, al di là di critiche o sottovalutatismi, anche se non è una parola italiana, però più o meno, devo dire che le squadre italiane hanno grandi possibilità in tutte le competizioni, comprese Europa e Conference, di andare avanti. Io partirei dall'Europa League, dove sono impegnate ben tre italiane, Milan, Atalanta e Roma, e affronteranno tre turni, tre partite veramente complicate. Allora, partiamo però dalle altre, dagli altri ottavi di finale che non riguardano le italiane. Sparta Praga Liverpool, partita non semplice per Liverpool di Klopp, che tra l'altro, come ben sappiamo, a fine anno lascerà, però non dovrebbe aver problemi, pur essendo lo Sparta una buona squadra. Marsiglia Villarreal da tripla, due squadre che stanno vivendo una stagione altalenante, soprattutto in campionato, quindi da tripla assolutamente. Benfica Rangers, molto interessante con la formazione portoghese leggermente favorita. Friburgo West Ham da tripla, altre due squadre buone, ma che sono molto altalenanti nei rispettivi campionati. E poi Karabakh Leverkusen, dove Leverkusen ha certamente molto di più, però chissà quale sarà l'interesse di Xabi Alonso verso questa Europa League, perché oggettivamente ad oggi Liverpool e Leverkusen sono le più forti. Poi ci sono anche le italiane, che devo dire, dietro Liverpool e Leverkusen sono lì a tallonarla in ottica vittoria finale, però diciamo che nel prime al 100% Liverpool e Leverkusen hanno qualcosa in più, però sono curioso di vedere che tipo di interesse avrà il Leverkusen in questa competizione, considerando che ormai sta comunque lottando ampiamente per vincere il campionato. Detto questo, come detto, tre turni molto complicati per le italiane, perché il Milan prende lo Slavia Praga, poteva andare molto peggio per tutte e tre, perché per l'appunto c'erano Liverpool e Leverkusen, soprattutto per Milano e Roma, quindi poteva andare molto peggio, però non da sottovalutare. Lo Slavia ha messo molto in difficoltà la Roma di Mourinho. Il Milan ovviamente sulla carta, e se al 100% è superiore, su questo non ci piove. Un pochino meno per quanto riguarda Atalanta e Roma, partite entrambe da tripla. La Roma col Brighton, partita complicatissima contro una squadra europea, bella da vedere come quella di De Zerbi, giovane che corre, che ha qualità. Sarà complicata molto, però curiosissimo di rivedere De Zerbi in Italia, questo sicuramente. E l'Atalanta si riprende lo Sporting, partita, anzi, doppio turno veramente difficile. L'abbiamo già visto nei gironi, dove comunque la Dea si è rivelata superiore, però soprattutto in casa soffrendo tantissimo e vincendo in maniera anche fortunosa. Vedremo in questi ottavi. Sporting, ripeto, avversario complicatissimo, che però il Gasp sa anche come battere, diciamo così. Devo dire un'Europa League che sarà molto affascinante, con tre partite di altissimo livello, e speriamo bene per le italiane, così come speriamo bene per la Fiorentina. Una conference dove la Fiorentina ha buone possibilità, soprattutto per un ottavo di finale, perché questi sono gli altri ottavi oltre alla Viola. Ajax-Aston Villa, quindi già una delle due favorite andrà fuori agli ottavi, perché sulla carta Ajax-Aston Villa e Fiorentina, mettiamoci magari anche il Lille e un Olympiacos selvatico, sono le più forti sulla carta. Ecco, già che si affrontano agli ottavi, tanta roba. Quindi una delle due lascerà la competizione. Poi interessante Servette Pilsen, con il Pilsen che sta facendo molto bene sia in campionato che in ambito europeo e che potrebbe ancora avanzare. Molde Bruges, altro match da attenzionare. Union Saint-Gilloise Fenerbahce. Dinamo Zagabria PAOK, altra partita da tripla, anche se la Dinamo per storia negli ultimi anni in Europa forse ha qualcosa in più. Sturm Graz Lille, attenzione perché Lille è sicuramente favorito, ma lo Sturm è una squadra molto fastidiosa. E poi Olympiakos Maccabi Tel Aviv, dove l'Olympiakos ha qualcosa in più, e la Fiorentina che becca l'altra israeliana, ovvero il Maccabi Haifa. Non si giocherà ovviamente ad Israele, perché credo giochino in Polonia o in Germania, non so.
però comunque sicuramente non si gioca in Israele, questo poco ma sicuro. Però partita da non sottovalutare. Il Maccabi è una squadra che ha una mentalità vincente, diciamo che ogni anno riesce, non dico a vincere il campionato, ma arrivare nei primissimi posti, così come anche il Maccabi Tel Aviv. Partita da non sottovalutare, però sicuramente la Fiorentina ha oggettivamente qualcosa in più. Su questo, anche qui, non ci piove. Le chance di passare il turno sono ampie e se la Fiorentina, così come l'anno scorso, ha la voglia di arrivare fino in fondo, ha tutte le potenzialità per farcela. Quindi speriamo bene. Questi i sorteggi, vediamo un po', curioso di capire il percorso delle italiane, un po' in tutte le competizioni, per fortuna sono ancora tutte in corsa, anche quest'anno, oltre l'anno scorso, e chissà che non sarebbe bello, ecco, riportarne tre in finale così come fu l'anno scorso, magari avere un po' più di fortuna nelle varie finali. Comunque, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.